Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. Giornata tragica quella di oggi in Val Pescara. Due persone hanno infatti perso la vita mentre una terza è rimasta ferita. Il primo incidente è accaduto in mattinata sul versante pescarese della Maiella, dove un 60enne residente in provincia dell'Aquila, Marco Trozzi, è deceduto dopo, secondo la ricostruzione dei soccorritori, essere precipitato per alcuni metri. Con lui c'erano altre due persone, di cui una rimasta ferita in modo non grave e l'altra illesa e che ha potuto lanciare l'allarme. Sul posto tutte le squadre di soccorso. Gli escursionisti si trovavano nei pressi di Rava Giumentina Bianca, in località Passo San Leonardo, non distante dal territorio comunale di Santa Eufemia a Maiella. E nel pomeriggio invece un uomo è stato rinvenuto senza vita in un dirupo in una zona impervia nel territorio comunale di Tocco da Casauria, in provincia di Pescara. L'uomo era uscito in mattinata per andare alla ricerca di asparagi, ma il suo mancato ritorno a casa ha allertato i familiari, è scattato così l'allarme e nel pomeriggio dopo le 17 c'è stata la tragica scoperta. Tempestivi i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno raggiunto la zona con l'elicottero, ma hanno potuto però solo constatare il decesso del poveretto. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Andiamo avanti, parliamo ancora di cronaca. 6 milioni di profitti illeciti, la metà dei quali finiti in un conto per il trading di Bitcoin in Lituania, che è stato congelato dalla Guardia di Finanza di Pescara. Si fa così alto il livello di attenzione sul mondo delle criptovalute, molto utilizzate accanto agli strumenti tradizionali del riciclaggio. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Un conto corrente in Lituania adibito al trading di Bitcoin è stato congelato per un importo di 3 milioni di euro dalla Guardia di Finanza di Pescara in una operazione coordinata dalla Procura della Repubblica Pescarese e con la collaborazione di organi collaterali esteri per il tramite di Eurojust, l'unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione Europea. Un conto corrente che era diventato una sorta di lavanderia di rendite illegali, dove sono confluiti milioni di euro che sono profitti illeciti di una imponente catena di evasione fiscale che ha funzionato dal 2015 al 2020, una truffa transnazionale sul mercato europeo con un valore commerciale di fatture per operazioni inesistenti per la compravendita di auto di grossa cilindrata stimato attorno ai 53,5 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Pescara si era già concentrata sul sodalizio criminale responsabile, che era stato indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Il Tribunale del Riesame di Pescara ha rigettato tutti i ricorsi presentati, confermando il sequestro di ville, auto di lusso, orologi preziosi, dipinti, carte di credito e disponibilità finanziarie con un bottino accumulato di 6 milioni di euro, la metà dei quali, dalle risultanze delle indagini delle Fiamme Gialle, finita nel conto corrente lituano finalizzato al trading di Bitcoin. Il mondo delle criptovalute è sempre più utilizzato per il cosiddetto wash trading, accanto agli strumenti tradizionali del riciclaggio, poiché il denaro virtuale garantisce anonimato come il contante e immediatamente e ribasso dei costi di transazione come la moneta digitale. Soprattutto la sua circolazione sul web non avviene tramite l'intermediazione di un ente centrale, quale una banca governativa. Uno scenario che potrebbe mutare il prossimo 18 maggio, da quando sarà disponibile il registro degli operatori in criptovalute presso l'organismo degli agenti e mediatori. E ora parliamo di sanità. Tra i punti bocciati dal tavolo di monitoraggio della sanità anche i punti nascita della nostra regione per i gruppi di opposizione e un clamoroso fallimento dopo i proclami della campagna elettorale. Stefano Recanati. Nonostante la campagna elettorale del centrodestra sia stata tutta incentrata sui punti nascita, in 38 mesi di governo emerge clamorosamente il loro fallimento su un tema preso in carico evidentemente solo per motivi elettorali. La denuncia arriva dai consiglieri regionali di centro-sinistra. Su Sulmona non hanno fatto nulla per rispettare quanto previsto dalle deroghe per i punti nascita sotto i 500 parti. Ci sono incertezze sugli standard di Pescara e L'Aquila e sui mancati investimenti per gli organici a Pescara e San
Cantomero, richiamati dal tavolo e all'appello manca ancora il quadro su Vasto. Avrebbero dovuto mandare appunto al Ministero quelle che erano le integrazioni, cioè i vari adempimenti che dovevano essere fatti sui vari punti nascita della Regione Abruzzo. Questo non è mai accaduto, in realtà si sono vantati in campagna elettorale di averlo fatto dicendo che erano salvi i punti nascita, ma ad oggi non sono salvi per niente. Faccio l'esempio, quello di Sulmona, purtroppo il punto nascita di Sulmona è ancora fermo, dovevano attivare l'elisoccorso, non è stato attivato, la stroke unit è ancora ferma, per cui purtroppo siamo ancora appesi a un filo di lana, cioè è possibile che la deroga non venga più concessa. Forti anche i dati sull'arruolamento di personale. I lavoratori assunti a tempo determinato passano dai 712 del 2019 ai 1554 del 2020, con una previsione di 2040 del 2021. Scendono progressivamente quelli a tempo indeterminato, passati da 13712 del 2019 ai 13659 del 2020, con previsione di arrivare a 13555 per il 2021. Sono stati invece 1391 i contratti cessati nel 2020 e 1486 per il 2021. Manca una strategia virtuosa, dicono i consiglieri, perché si spendono soldi e non si risolve il grosso problema della precarizzazione. Sì, la carenza di personale è incredibile, su tutti quanti gli ospedali, su tutti quanti i vari reparti, purtroppo vengono fatti avvisi e questi avvisi non vengono assolutamente presi in considerazione, perché oramai la nostra sanità e i nostri ospedali non sono funzionali e quindi non sono neanche appetibili. Noi parliamo ancora di sanità con il bollettino Covid degli ultimi due giorni, perché sono infatti 5.385 i nuovi casi positivi al Covid registrati tra ieri e oggi in Abruzzo e che portano il totale dall'inizio dell'emergenza al netto dei riallineamenti a 370.151. Dei positivi odierni 4.472 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Nella giornata di ieri, per problemi tecnici, il report non era stato trasmesso e dunque i dati comunicati oggi sono cumulativi del 27 e del 28 aprile. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi, 2 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti, mentre 3 risalgono ai giorni scorsi per un totale di 3.208. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 311.366 dimessi e guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 55.577, più 2.117 rispetto alla giornata di martedì. Nel totale sono ricompresi anche 5.678 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche. 316 pazienti, meno 9 rispetto a martedì scorso, sono ricoverati in ospedale in area medica, 10 meno 2 rispetto a martedì in terapia intensiva, mentre gli altri 55.251 più 2.128 rispetto a martedì sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 48 ore sono stati eseguiti 6.495 tamponi molecolari e 25.452 test antigenici. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari a 16.85%. Del totale dei casi positivi, 77.899 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 1.062 rispetto a martedì, 104.148 in provincia di Chieti, più 1.633, 85.330 in provincia di Pescara, più 1.247, 92.185 in provincia di Teramo, 7.519 fuori regione e 3.070 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E noi siamo ancora alla pagina della sanità, ci spostiamo a Chieti. Il consigliere comunale di minoranza Bruno Diorio torna a chiedere una maggiore attenzione da parte della Commissione Sanità per i problemi legati alla pandemia, ma anche e soprattutto per le emergenze sanitarie nel capoluogo teatino. Vediamo il servizio di Selenia Secondi.
Dopo 2 anni di emergenza Covid, allarmano i dati che vedono il contagio in risalita nella provincia di Chieti e in città. Ma non è questa l'unica criticità da affrontare. Purtroppo constatiamo che davanti a 2 anni di emergenza sanitaria come quella della pandemia Covid e soprattutto a una situazione sanitaria globale nella città di Chieti, che è quella della mancanza dell'attivazione delle UCCP per l'assistenza territoriale e la medicina generale, oppure dell'ospedale clinicizzato Colle dell'Ara che sta subendo delle regressioni sotto l'aspetto scientifico, culturale, di valenza a livello regionale notevole, sono argomenti che sarebbero potuti essere affrontati sicuramente in Commissione di Sanità ma anche nel Consiglio Comunale. Quali sono le criticità che vengono messe più in luce? Ma se vogliamo parlare delle liste d'attesa non ne finiamo più, e la primaria è fondamentale. Se non arriviamo a fare una diagnosi, perché le liste d'attesa sono lunghe, le patologie croniche evolutive o comunque anche le patologie acute, quando le facciamo affiorare? Quindi c'è una mancanza di assistenza sul cittadino. Abbiamo un ospedale che potrebbe essere invidiato da tutta Italia, ma è fermo totalmente e non ci si può trincerare dietro il discorso Covid, perché qui manca proprio il personale, i concorsi ospedalieri, ma perché non vengono istituiti? Noi medici di medicina generale, quando richiediamo un esame, non sappiamo a chi rivolgersi. È chiaro che dopo prolifera il privato e si entra nel discorso privato-pubblico. Altro problema da risolvere della sanità a Chieti rimane la PET-TAC, che consente l'indagine diagnostica di alto livello per definire l'evoluzione tumorale delle metastasi. Al momento per fare una PET-TAC bisogna approfittare del furgone con il macchinario all'interno che viene a Chieti 2 volte a settimana. Se noi dirottiamo all'estero, quindi c'è una andiamo fuori regione o fuori provincia, è chiaro che perdiamo un indotto che avrebbe potuto comunque arricchire la nostra città. Consideriamo tutto l'indotto della famiglia, chi viene, permanenza a Chieti, quindi c'è anche un movimento economico che viene meno. Ma al di là di questo, come medico mi tiene a precisare che perdere tempo non è possibile per questi pazienti. La PET-TAC abbiamo la possibilità di intanto insediarla, perché se parliamo con i responsabili della medicina nucleare ci dicono che c'è anche fisicamente il locale dove allocare la PET-TAC. Si sta aspettando il discorso futuro del PNRR che consentirebbe di costruire una nuova palazzina su cui dedicare la PET-TAC, ma al momento, se viviamo di promesse, credo che rimaniamo ancora fermi nel tempo. Andiamo avanti con l'ampia pagina relativa alla sanità inaugurata questa mattina a Teramo, la nuova officina farmaceutica dell'Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise. Si tratta di una struttura altamente tecnologica in grado di produrre milioni di vaccini, antigeni e reagenti da mettere a disposizione del Ministero della Salute italiano e di altri paesi stranieri. Ci dice tutto nel servizio Tania Bonnici Castelli. Un giorno importante per l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, inaugurata la nuova officina farmaceutica intitolata al compianto veterinario Bernardo Di Emidio, una struttura straordinariamente tecnologica in grado di produrre milioni di vaccini, antigeni e reagenti da commercializzare nel paese e all'estero. Un'eccellenza in Italia, un'unicità, l'IZS Teramano diretto da Nicola D'Alterio. Noi producevamo già dei presidi diagnostici e oggi riproduciamo secondo i migliori standard imposti dai regolamenti internazionali che tengono presente la sicurezza dei lavoratori e anche la qualità del prodotto e la standardizzazione dei processi. Cosa producete? Noi produciamo fondamentalmente 2 prodotti che andiamo a produrre e distribuire sul territorio del paese per conto del Ministero della Salute, e sono l'antigene unico a rosa bengala da utilizzare per la diagnosi della brucellosi nei bovini, ovi caprini, bufali, e la tubercolina che invece viene utilizzata per la diagnosi intradermica della tubercolosi nei bovini. Oltre a questi, all'occorrenza possiamo produrre vaccini antibrucellari, altri antigeni diagnostici, insomma un bel panel di
prodotti. L'inaugurazione dell'officina farmaceutica è stata anche l'occasione per scoprire il busto in bronzo di Antonio Dionisi, illustre scienziato e medico teramano dell'Ottocento, al quale è dedicato invece il nuovo Parco Verde, realizzato recentemente nella sede di Campo Boario, uno spazio verde attrezzato per una pausa ristoratrice a servizio del personale dell'istituto. Una mia presenza soprattutto per testimoniare la mia gratitudine, la mia stima all'operato dell'istituto in questo periodo, specialmente della pandemia, dove c'è stato un ottimo contributo sia per la possibilità di eseguire i tamponi, ma soprattutto anche per il discorso del sequenziamento. Attraverso il loro lavoro siamo tra le prime regioni ad aver messo in atto la procedura dei sequenziamenti e quindi un fiore all'occhiello a livello nazionale. Cambiamo pagina, bilancio di fine mandato questa mattina per il presidente della SASI Gianfranco Basterebbe, che probabilmente sarà riconfermato per altri 3 anni. Il presidente, con l'estate alle porte, ha fatto il punto anche sulla situazione riguardante la carenza idrica. Giuseppe Dintino. Le ultime precipitazioni garantiranno l'acqua per l'estate, ma rischiamo di dover nuovamente turnare alcuni comuni. A dirlo il presidente di SASI S.P.A., la società acquedottistica che rifornisce 87 comuni, tra cui Lanciano, Vasto e Ortona. C'è 30 comuni per un totale di 30.000 utenze venivano privati l'acqua nelle ore notturne. Da 10-15 giorni le nostre sorgenti erano ritornate al massimo e quindi si è interrotta questa turnazione. Oggi il responsabile mi dice che c'è rimasta a disposizione un solo pozzo, cioè noi oltre alle 1270 litri che ci dà la sorgente del Verde abbiamo 4 pozzi a disposizione per un totale di circa 300 litri al secondo. Oggi un pozzo di queste 4 è l'unica ancora che non viene accesa, quindi si ricorre il rischio, se non succede qualcosa di nuovo, di dover tornare a turnare una serie di comuni. Il problema però, che riguarda anche le altre società acquedottistiche, è che oltre la metà dell'acqua va persa nelle vetuste reti idriche. Secondo l'Istat, il record di spreco tra i capoluoghi di provincia nel 2020 è di Chieti, dove alle case non arriva quasi il 72% dell'acqua, e la situazione nell'Abruzzo meridionale non è molto migliore. Siamo al lavoro per individuare le perdite nei centri storici, ha detto Basterebbe. La regione invece sta elaborando un progetto finanziato col PNRR che secondo il presidente di SASI non andrà in porto. La regione ha deciso di fare un proprio, di non delegare i gestori, ma di fare un proprio progetto. Noi riteniamo che è sbagliato, visto da parte nostra. Va bene quello regionale, può anche continuare ad essere progettato, ma riteniamo che vanno gestiti anche i gestori, che i finanziamenti possono essere più di uno anche all'interno della stessa regione. Intanto il 4 maggio SASI dovrà approvare il bilancio e sarà eletto il nuovo consiglio d'amministrazione. Basterebbe, al termine di 2 mandati, potrebbe essere confermato per ulteriori 3 anni. E noi ci spostiamo a Pescara perché all'indomani dello stop momentaneo da parte del CDA di Ambiente alla realizzazione del biogas, il Movimento 5 Stelle continua a battagliare sui modi di realizzazione dell'impianto che dovrebbe prendere vita sul territorio comunale di Città Sant'Angelo. Vediamo il servizio. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Pescara a distanza di qualche settimana sono tornati a criticare il progetto riguardante la costruzione di un impianto biogas nel pescarese. Lo hanno fatto all'indomani dell'Assemblea dei Soci di Ambiente S.P.A., la municipalizzata comunale che si occupa della raccolta dei rifiuti. I pentastellati, dopo aver reso noto che il progetto originario è stato congelato dall'Assemblea dei Soci di Ambiente, hanno criticato la Giunta Masci e l'assessore all'ambiente Isabella Del Trecco per il prestito richiesto alla BEI, la Banca Europea Investimenti, per un importo di 15 milioni di euro.
Sì, oggi infatti siamo qui a prenderci una volta tanto qualche merito rispetto appunto a un grave pericolo scampato per le tasche di tutti i cittadini di Pescara e non solo. Quindi per il momento questo progetto non si fa a queste condizioni e finalmente anche i sindaci sono andati in quella sede per far capire che era un progetto che con 30 milioni di euro ci avrebbe legato mani e piedi ad un accordo che faceva soltanto gli interessi del privato. Ci si preoccupava soltanto di far recuperare soldi al privato e lasciare ogni futuro incentivo statale per la produzione di biometano direttamente al privato. I pentastellati confermano comunque il loro sì alla centrale del biogas. Il tema fornire anche la provincia di Pescara con un impianto di questo tipo non è stato mai messo in discussione neanche dal Movimento 5 Stelle. Ora è chiaro che dopo un risultato di questo tipo, una sconfitta così pesante per ambiente e per questo progetto, sia la governance di ambiente, sia l'assessore di Pescara Isabella Del Trecco, che ha la delega ai rapporti con ambiente S.p.A., dovrebbero spiegare per quale motivo un progetto di questo tipo non è stato fatto gratis accedendo alle linee di finanziamento del PNRR. Andiamo avanti ancora con il nostro telegiornale, cambiamo pagina. L'Istituto di Marzio Michetti di Pescara ha dedicato questa mattina un convegno alla violenza contro le donne, cortometraggi e rappresentazioni per sensibilizzare i ragazzi su una problematica che si espande a macchia d'olio. Secondo il rapporto dell'OMS, la violenza contro le donne rappresenta un problema di salute di proporzioni globali enormi. In Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner. Numeri che l'Istituto Professionale IPSIAS di Marzio Michetti vuole provare ad invertire sensibilizzando i propri alunni con un convegno dal tema Un altro mondo è possibile, impariamo ad amare. È una tematica a cui i ragazzi non sono del tutto preparati ancora, è ovvio che riguarda la violenza in generale, ma dando uno sguardo particolare alle ragazze a volte sono ancora così ingenue, così sprovvedute di fronte a certe situazioni che sembra quasi imbarazzante, no? Perché non è più possibile al giorno d'oggi con tutto ciò che vediamo. Ogni scelta può essere fatta, ogni scelta va bene, ma va fatta consapevolmente e con il rispetto di se stessi, che è la prima cosa. Andare a lavorare sulla prevenzione e la sensibilizzazione, diciamo che è il nucleo centrale del nostro lavoro. Noi lavoriamo molto sulla riparazione del danno, prendendo le donne in carico, ma è centrale questo discorso di sensibilizzare le nuove generazioni per aiutarle a riconoscere preventivamente quelli che sono i segnali della violenza di genere. Il convegno prende il titolo da un cortometraggio realizzato dagli alunni della classe 4A con il coordinamento della professoressa Ilaria Fagnani, docente di psicologia generale e applicata. I ragazzi fanno tanta difficoltà a distinguere questi piani di comunicazione e a distinguere queste modalità, quindi erroneamente credono e sono portati a credere che l'arroganza, la prepotenza, il sopruso diventino e siano condizioni di, diciamo, normalità. La giornata si è chiusa con la performance teatrale degli studenti della classe seconda B, con la lettura espressiva del testo poetico Quel posto buio. È stato un momento importante per le donne che hanno prodotto questi elaborati, perché hanno dato la capacità di tirare fuori quello che è questo vissuto doloroso e violento, ed è stato importante per i ragazzi perché hanno toccato realmente con mano quello che è il fenomeno della violenza di genere. Dal prossimo 30 aprile al 29 maggio, 6 comuni tra Abruzzo e Molise saranno protagonisti nel Festival del Bianconiglio, eventi educativi per arricchire la sfera culturale e umana dei più giovani. L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha segnato profondamente l'universo dell'infanzia e della preadolescenza. Secondo i dati rilevati dall'Autorità per le garanzie nella comunicazione, Agicom, durante il periodo di emergenza una parte consistente degli studenti è stata tagliata fuori dal processo educativo. Il 12,7% degli studenti, circa 1 su 8, non ha usufruito della didattica a distanza. Il digital divide ha costituito un limite severo nel processo formativo di bambini e ragazzi.
crisi ed un inasprimento delle disuguaglianze culturali e sociali nella popolazione. Anche l'indagine aspetti della vita quotidiana di Istat nel 2019 indicava che in Italia il 12,2% dei ragazzi 6-17 anni viveva in famiglie senza un PC o un tablet, con divari sensibili tra nord 7,5% e sud 19%. Ricreare poi quello che sia la vera rete, la socialità, l'umanità, il confronto, anche perché abbiamo visto purtroppo che vi sono manifestazioni ovviamente di violenza tra gli stessi giovani. Noi adulti guidiamo i nostri ragazzi, siamo l'esempio, dovremmo essere la luce, quello che va a incidere nella loro formazione. Io credo che ad oggi proprio questi ragazzi abbiano bisogno dell'autorevolezza di noi adulti. ACS Abruzzo Circuito Spettacolo Impresa Sociale, in sinergia con l'autorità garante dell'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo, intende rispondere alla esigenza di ricondurre alla socialità gli individui, con associazioni ed enti culturali che operano sul territorio locale e regionale, al fine di costruire un'offerta educativa e formativa incentrata sulle metodologie e le pratiche dello spettacolo dal vivo. Noi quindi promuoviamo tutto ciò che sia un'attività di socializzazione dal vivo, e è quello proprio di incrementare nell'ambito della nostra regione proprio l'approccio a quello che sia il teatro, la recitazione. La rassegna Bianconiglio si articolerà in un cartellone ricco e coinvolgente, con protagoniste e compagnie di alto valore professionale riconosciute a livello nazionale. Le città interessate sono Teramo, Orsogna, Lanciano, Vasto, Termoli e Castel di Sangro. Il messaggio è quello di cercare di far tornare i ragazzi a vivere un luogo che è per eccellenza socialità, quindi i teatri, gli spazi teatrali, e incentivare così un nuovo modo di stare insieme, un nuovo modo di partecipare dopo i difficili anni del Covid, della pandemia. Restiamo alla pagina degli eventi, uno spettacolo che promette emozioni forti e suggestioni narrative al Marucino di Chieti. Domani Alice, lo spettacolo dell'attrice e regista Veronica Pace, un'elegia d'amore e di bisogno. Selenia Secondi. Andrà in scena venerdì 29 aprile al Marucino lo spettacolo Alice, liberamente tratto dal libro di Lewis Carroll Alice nel Paese delle Meraviglie. Una produzione dell'associazione teatrale Shakespeare in Sneaker. Uno spettacolo dal forte impatto visivo, scenografie ridotte al minimo per lasciare che siano le performance a riempire la scena, luci, colori e intensità che conferiscono un maggiore impatto narrativo. La sensazione di precarietà, incertezza, paura e claustrofobia che ha investito il mondo ha sicuramente contribuito alla stesura di un'opera drammaturgica a tratti estenuante, in cui il dissidio umano e lo sconforto la fanno da padrone. Pur essendo uno spettacolo psicologico e sociale, Alice è anche e soprattutto un'elegia di rivalsa, una poesia delicata d'amore e di bisogno. Liberamente tratto da Alice nel Paese delle Meraviglie attraverso lo specchio di Carol, ma riadattato, tanto che la mia Alice è ambientata in manicomio e lei è affetta da un disturbo dissociativo dell'identità. Il cappellaio matto è affetto dalla sindrome di Tourette, quindi ogni personaggio ha un contraltare nel mondo reale e quindi rivisto in un'altra dimensione, diciamo che vengono acuite tutte quelle patologie che, se uno leggesse il libro di Carol a livello psicoanalitico, verrebbero fuori. Quindi... Da dove nasce l'idea di dedicare proprio una stesura di un'opera teatrale a una storia così conosciuta? Mi piacciono le sfide. Mi piacciono le sfide e mi interessava appunto lavorare sulla diversità, sulla malattia. E diciamo che il periodo di lockdown, di paura, di confinamento a livello globale mi ha portato quindi a fare i conti con le paure profonde e mi ha suggerito questo testo. Ma per il tema trattato e il linguaggio utilizzato, lo spettacolo non è adatto ai minori di 14 anni. Dobbiamo senz'altro avvicinare i giovani al mondo del teatro, del nostro teatro, e quale migliore occasione che una produzione così importante di una teatina ad hoc come Veronica Pace, con degli attori teatini che recitano, per uno spettacolo che sta facendo il giro dell'Abruzzo, molto apprezzato, e che quindi era giusto che avesse come tappa importante anche il nostro teatro Marucino. Perché comunque io
Siamo alla pagina dello sport, al calcio in particolare, perché in vista della gara di playoff di domenica con la Carrarese allo Stadio Adriatico, il tecnico del Pescara Luciano Zauri deve sciogliere dei dubbi in difesa, vista l'assenza di Frascatore infortunato e la condizione precaria di Mirko Drudi. Non si prevedono sorprese a centrocampo e in attacco. Intanto da oggi è partita la prevendita dei biglietti. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Prosegue la marcia di avvicinamento al primo turno di playoff. Domenica alle 16 il Pescara ospiterà la Carrarese e avrà 2 risultati su 3 a disposizione in una partita nella quale non si andrà ai supplementari. Chi vince passa. In caso di parità avanzerà il Pescara, meglio classificato. Quella dei biancazzurri sarà la prima partita tra le tre del girone B. Alle 17.30 al Barbetti si disputerà Gubbio Lucchese, alle 18 al Del Conero ancora Materica Olbia. Non la prima gara in assoluto, visto che i playoff saranno aperti alle 14.30 dalla gara Lecco Pro Patria nel girone A. In caso di avanzamento al secondo turno, l'avversario dipenderà proprio dalla gara di Ancona. In caso di passaggio della squadra di Colavitto saranno i dorici. In caso di blitz dell'Olbia, al Pescara andrebbe la vincente di Gubbio Lucchese. Per il match di domenica le incognite principali che ha Luciano Zauri sono in difesa. Frascatore non ci sarà e Nzita contro Limolese non ha convinto in pieno. Il terzino belgo-congolese continua a mostrare amnesie e distrazioni che possono essere tanto più deleterie in una gara secca, e in fase offensiva, dove dovrebbe dare il meglio, non fa la differenza. E allora Zauri potrebbe tornare ad un'altra scelta auteriana, Veroli, quarto di sinistra, anche perché Rasi non gioca dallo scorso 6 febbraio e da allora ha collezionato 13 panchine e una non convocazione. Mirko Drudi ha superato l'affaticamento muscolare e allora sarà impiegato subito, con rischio di una ricaduta, o sarà preservato in vista dell'eventuale turno successivo? Il Lanes è in buone condizioni e sembra dare adeguate garanzie, è dunque in piena corsa per un posto da titolare al fianco di Ingrosso. A destra è pronto al rilancio Davide Zappella, dopo il guaio alla spalla riportato col Grosseto ma riassorbito a tempo di record. Per il resto, a meno di problematiche dell'ultima ora, non ci dovrebbero essere particolari sorprese. Pompetti, che fallì il rigore nella gara d'andata e segnò il gol del momentaneo pari nella gara di ritorno di campionato contro i Marmiferi, Pontisso e Derisio agiranno a centrocampo. Davanti Dursi e Clemenza con il bomber Ferrari. Nella Carrarese ci saranno un paio di assenze pesanti, la mezzala Figoli e il terzino Mancino Imperiale. Al posto del primo spazio all'esperto Pasciuti, che completerà il reparto con il promettente Battistella, mezzala in gol all'andata, 7 le reti, miglior marcatore dei Marmiferi, e uno tra Foresta e l'ex Berardocco. In difesa toccherà a Cailotti a sinistra, davanti Bramante alle spalle di altri ex che non hanno lasciato il segno in riva all'Adriatico, Dumbia, che è stato nelle giovanili biancazzurre, e Giannetti. Dirigerà Paolo Bitonti di Bologna, che non ha precedenti col Pescara, ne ha 4 con la Carrarese, mai vincente, 3 pareggi e 1 sconfitta. Noi restiamo al calcio di Serie C, arrivato dal Fiuggi nel mercato di gennaio, ha poi trovato poco spazio e solo sabato scorso contro la Reggiana il centrocampista Gianmarco Papaserio ha debuttato con la maglia del Teramo entrando nel secondo tempo. Sotto contratto fino a giugno 2023, il giocatore si dice pronto per la prossima stagione, ascoltiamolo. È stata sicuramente un pomeriggio emozionante per me. Speravo che non finisse mai la partita con la Reggiana, per quanta voglia avevo dentro di giocare quella partita, anche vedendo anche lo stadio pieno e i tifosi che ci incitavano nonostante la sconfitta. Quindi sicuramente è un bellissimo ricordo che porterò dentro di me. Sapevo benissimo che la concorrenza, soprattutto a centrocampo, era tantissima. Questo lo sapevi? Sì. Mi hanno messo a corrente di questo. Ma nonostante ciò ho deciso di venire qui per una questione mia personale, per vedere se ero capace nell'affrontare questa categoria. Quindi mi sono messo in gioco e mi sono allenato al massimo e il mister all'ultimo mi ha premiato. Capisco bene le scelte che faceva il mister, perché tutti gli allenamenti ci allenavamo tutti quanti benissimo, quindi capisco che era molto difficile. E quindi è una cosa, un bagaglio in più personale. Mi piacerebbe restare, insomma. Assolutamente sì, infatti sono venuto a gennaio proprio con l'idea di
prepararmi per una nuova stagione. Partire da zero, dal ritiro con la squadra, per me è una novità, diciamo. Quindi ho trascorso questi 3 mesi al massimo per migliorarmi personalmente, per affrontare al meglio la prossima stagione. Questo era l'ultimo servizio dell'edizione del TG6. A proposito di sport, non perdete questa sera alle 21 il tradizionale appuntamento del giovedì con il ciclismo di velo con Jacopo Forcella e Luciano Rabottini. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.